Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Oggi siamo qui per un video speciale perché c'è la mia ragazza Amra che mi fa da cameraman da quest'altra Ciao. Parte. Come? Ciao. Felice di fare questo video. Qualcuno penserà che quando mi trovo in questa situazione facciamo sempre dei video un po' blandi, no? È vero, però in attesa che escano nuovi giochi e nuove cose, oggi vi voglio portare un video quasi d'inchiesta, direi. È importantissimo perché risponderà alla domanda come diventare ricchi con YouTube. Beh, potreste leggere il libro che abbiamo scritto insieme all'Illuminati Crew, ma oggi ragazzi vi darò una soluzione ancora più pratica, perché in molti pensano che io, che tra l'altro sono anche il 10° YouTuber più ricco d'Italia, ve lo ricordo, qualcuno pensa che sono diventato ricco grazie a YouTube. Io sono diventato ricco quando ho scoperto questo trucco. Quindi se siete dei giovani in cerca di soldi, no? Questa è la soluzione per voi. Perché questo oggetto qui vi rivoluzionerà l'esistenza. Questa che vedete qui è la macchina che trasforma la carta in soldi. E in questo video ragazzi vi spiegherò appunto come trasformare la carta in soldi. Quindi potete diventare ricchi. Non c'è un limite di denaro, potete farne quanti volete, banconote su banconote. Il vostro limite è solamente la grandezza del portafoglio. Qua mi voglio rovinare, quindi se arriveremo a 40.000 mi piace, faremo un nuovo trucco di magia ad Amra. Capito Amra? Va bene per te? No. Ah, vabbè. Hai già svelato un trucco di magia? No, non ho detto che è un trucco di magia, ho detto che questo è un trucco. Non ho detto che è di magia. So che tanti di voi penseranno, ma che sta di questo? Come fai a trasformare la carta in soldi? Ragazzi, ve lo mostrerò subito. Come detto, avrete bisogno di questa macchinetta qui. Questa macchina è la macchina che vi permetterà di diventare ricchi. Cioè, tra l'altro vi metto pure il link sotto in descrizione se ve va, non costa niente. Il vostro problema, una volta che avrete questa tra le mani, non sarà più, ah, che faccio? Sarà, che ne so, mi compro il Lamborghini o la Ferrari? Cioè, queste cose un po' così, no? Una volta che avrete preso la macchinetta, non vi resterà che creare delle banconote di carta. Io ho scelto di prendere questa carta qui. Potete utilizzare qualsiasi tipo di carta, che so, il foglio della stampante, qualsiasi tipo di foglio, il quaderno, però io preferisco utilizzare questo qui, ragazzi, che è un po' più duro. Prendete una qualsiasi banconota, per esempio, mi prendi quei 20 euro? Ami, sei una valletta e non ti devi scocciare, Vedete? Questi sono 20 euro veri. C'è la filigrana. C'ho sempre paura che faccio così, li strappano. Porco, 20 euro. Mamma mia, sanno proprio di burner, sono che top. Ok, 20 euro ragazzi. Fate la sagoma dei 20 euro, in questo caso per esempio dei 20 euro, ma bene o male banconote penso siano tutte uguali, no? Una volta che avrete la vostra banconota, guardate che magia. E io qua voglio subito 40.000 like, eh. Siete pronti ragazzi a vedere la magia? Guardate. Eccolo, eccolo, ecco il trucco. Non v'è trucco, non vi inganno. Stai vedendo Ambra? Stai vedendo? Olè! Olè! Abbiamo trasformato una banconota di carta in una banconota da 20 euro. Eccoli gli altri 20 euro di prima, quindi non è la stessa banconota. Vedi, vedi? Aspetta. Abbiamo trasformato i nostri 20 euro, no, la nostra banconota in 20 euro. Quindi già abbiamo guadagnato 20 euro dalla prima, cioè dalla carta. Abbiamo guadagnato 20 euro. In realtà questa macchina, ragazzi, la potete utilizzare anche per lo scopo inverso, ovvero se magari vi trovate in quelle situazioni in cui, che ne so, dovete andare in pizzeria, non c'avete 20 euro, sono soldi sani, vi servono i soldi spicci. Che ne so, pure che dovete pagare la pizza a metà 10 euro a testa. Ragazzi, questa macchina fa anche questo, cioè non solo li moltiplica ma li divide anche. Guardate, Quindi per chi non avesse capito, adesso cerchiamo di dividere questi 20 euro in due banconote da 10. Ti immagini da 20 euro mi torna carta? Oh, guarda, guarda, è magico, 20 euro ragazzi, 2 da 10. Io lo so che voi sarete scettici e più di voi non ci sta credendo, ma allora adesso vedo la prova approvata. 50 euro spicci e creiamo una banconota da 50 euro sane, ok? Ok ragazzi, adesso avremo Ambra che ci farà compagnia, così vi farà vedere bene come funziona. Allora, 50 euro. Ti è becca che so veri questi, regà. So ragazzi, questi qui li ho fatti tutti con la carta, eh. Però qua serve la formula, bisogna fare questo. Ok, 5 volte perché dobbiamo fare 50 euro. Prima non l'ho detto, vabbè, ci sono delle formule ragazzi, dovete dare delle schicchere sulla macchina
in base a quanto volete, che ne so, 20 euro due schicchere, 50 euro 5 schicchere. Che te ridi? Non lo so, ridere. Sì, stai ridendo sotto i baffi. Prova a mirare da davanti. Sei pronta? Vedete? Vai. Vado, ragazzi. Oh! Oh! Vediamo se sono veri. Sono veri, guardali. Ah, subito che te li vuoi prendere. Io ce l'ho creati da miei. Sono stati creati dalla macchinetta, ragazzi. Che in realtà sto video era come trasformare la carta in soldi, giusto? Giusto. Mo fino adesso siamo spicciati i soldi. Ma quello lo potete fare pure al bar, lo potete fare benissimo pure in banca o qualsiasi parte. No. Qua sono i soldi, ragazzi, che vengono creati con la carta. Quindi proviamo a creare, che ne so, vogliamo rifare 50 euro? No, riprendiamoci 50 euro spicci. Ci riprendiamo 50 euro spicci? Vabbè, riprendiamoci questi 50 euro spicci. Ci riusciremo a riprenderli, Ambra, secondo te? Vediamo. Che burro! Zac, quanti ne volevi? 50. 50. E questa è la macchina che trasforma la carta in soldi. Non siete ancora convinti? Ci riproviamo. Quanti volete? 20 euro? Magia, ragazzi, forza Mike, forza Mike, forza. In realtà non è una magia, è semplicemente la macchina che stampa soldi. E andiamo, va. Guardate. Eccoli, guardate. E sghere. Forse, raga, che ci metto la mano davanti e non si vede bene, però eccoli qua. 20 euro come volevate, siamo diventati straricchi. Ambra, la smetti di famocello? Quindi, ragazzi, grazie a questa macchina che trasforma la carta in soldi, abbiamo guadagnato la bellezza di 110 euro, però l'abbiamo anche un po' spicciati. Quindi, secondo voi, com'è possibile trasformare la carta in soldi? Può la carta tagliare i soldi? Chiediamolo a Stormy. Ragazzi, 40.000 mi piace, facciamo un gioco di magia, un gioco di prestigio ad Ambra. E adesso gli consegnerò questi. Tieni, Ambra, vatti a comprare quello che ti pare, dai. Tieni. No, non li voglio. Non li vuoi? No, io sono ricca con questa macchinetta. Ah, quindi la usi pure te? Certo. Ragazzi, domanda Trump dice. Esatto. Voi mi dite, YouTube. No, raga, non è YouTube, è questo. 40.000 mi piace, trucco di magia ad Ambra. Ma perché non puoi fare un make up e basta, un trucco, da sera? Ciao a tutti, amici Shosha. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ah no, e dalla mia ragazza Ambra. E dalla cameraman Ambra, che si è già stufata. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Comunque, mi riprendi i soldi, per favore. Che? Dai, dammi i soldi. Ma che non do io? No, posso, adesso non ho niente. Che ci ho portato io e piano. Perché non c'è la macchinetta? 10 euro. Il pollo va alla bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.